Lassù, sulla cima di quella collina, se ne stava un albero di un bel verde oliva. Alto, imponente, robusto e altezzoso, dai rami massicci e dal tronco nodoso. Sembrava che nulla potesse scalfirlo, neppure che il vento potesse spostarlo. Ma lì, sul cucuzzolo di quella sua casa, è vero, poteva osservare ogni cosa, ma in fondo, una volta guardata la valle, restava da solo, annoiato e assai triste. Nemmeno un amico a cui dire buongiorno, nemmeno un lombrico, una volpe o un corvo. Gino era l'unico, un cordiale uccelletto, un pennuto col cuore disegnato sul petto. Ogni tanto passando veloce all'intorno volava di striscio gridando «Buongiorno!». I giorni passavano e arrivò anche l'inverno. Ed ogni animale era pronto al letargo, ognuno al sicuro nella propria tana, al caldo riparo fino a primavera. Il freddo era tanto e pian piano dal cielo cominciò a cadere un soffice velo, dei piccoli fiocchi colore del latte, la neve che tutto pian piano nasconde. Il piccolo uccello, volando leggero, si accorse di un pianto, non gli sembrò vero. Planando pian piano e sbattendo le ali, si accorse che il pianto veniva dai rami. Incredulo allora di quel gran baccano, cercò una risposta a quel fatto strano. Poi prese coraggio e disse a gran voce: «Oi, caro albero, che c'è? Che succede?». L'albero triste e coi rami imbiancati rispose: «Non vedi? Di me si sono tutti scordati». Gino, colpito da quell'albero solo, decise all'istante di spiccare il volo. Gridò col suo canto nel cielo ormai scuro, ma nessuno rispose. Nessuno. La notte era giunta e Gino, sfinito, tornò tutto solo dal suo nuovo amico. «Non essere triste», il pennuto gli disse. «Con te resto io». E le ali poi scosse. La neve cadeva e soffiava anche il vento, e il piccolo uccello tremava dal freddo. Ma il canto di Gino non era perduto, e su fino al cielo era intanto salito. Le stelle, colpite da quel nobile gesto, decisero insieme di scendere, di far presto. E come una pioggia di polvere d'oro coprirono l'albero, che non era più solo. Così, da ogni angolo della valle innevata, si vedeva un abete dalla chioma dorata. Brillava lassù come mille candele, sembravano lucciole in mezzo alla neve. Così tutti gli anni, per Gino e l'abete, si porta quell'albero dentro le case, per tenerli stretti lì nella memoria, per non scordar mai questa loro storia. Quella di un freddo polare, di chi non ha nulla, ma ha molto da dare, in cui basta poco per scaldare il cuore. Questo vuol dire davvero Natale.